Oggi a Mattina Live abbiamo con noi uno dei volti che voi sicuramente riconoscerete perché è interprete di personaggi divenuti dei veri e propri cult nella nostra cultura cinematografica, protagonista tra l'altro di film come Sapore di Mare o la serie icona degli anni 90, I ragazzi della terza C. Oggi a Mattina Live abbiamo con noi il grande Ennio Dovrandi. Buongiorno, grazie per essere qui con noi oggi, è un vero piacere averla qui. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, io partirei dai suoi esordi, una carriera incredibile iniziata con registi di altissimo profilo, pensando e cito ad esempio Mario Monicelli, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, oltre a grandi attori, no, della nostra cultura e commedia italiana come Nino Banfi, Renato Pozzetto, Jerry Calà, tanti altri, insomma una carriera da raccontare oggi al nostro pubblico di Mattina Live. Ma che significa esordire, che cosa ha significato per lei esordire lavorando con grandissimi personaggi? Beh, innanzitutto con piacere, grazie dell'invito che mi avete fatto e ringrazio anche Sante Cosentino che così mi ha messo in contatto con voi, che siete fantastici. Proprio adesso sto in questo mese, festeggio i miei primi 40 anni di carriera, una carriera nata così da un ragazzo di provincia che parte da Pistoia con un sogno nel cassetto, quello di fare qualcosa di diverso dalla normale vita provinciale, e poi riesce. Come scrivo nel mio libro, è la storia di un qualcuno che voleva diventare un qualcuno di più ed è diventato un qualcosa. E quindi poi mi sono trovato già a lavorare con maestri come Marcello Mastroianni, soprattutto con registi come Monicelli, Vanzina e tutto il resto. Ecco, che cosa le hanno lasciato questi grandi big, non solo da un punto di vista lavorativo, professionale, ma anche da un punto di vista umano? Beh, insomma, degli aneddoti fantastici che riguardano anche quello che poi mi sono riportato nella vita. Ad esempio, quando io sono, tra l'altro, mi onoro dirlo, sono l'unico attore caratterista al mondo che è stato diretto 4 volte da Mario Monicelli. E in uno di questi film, il Fu Mattia Pascal, con Marcello Mastroianni, che mi insegnava recitazione, un giorno mi disse, Marcello, mi chiamava Toscanino, mi dice, Toscanino, tu sei uno bravo e sono convinto che ce la farai, ma ricordati sempre che più grande sarai, più normale devi essere. Questa è una cosa che ho portato nella vita. Questa è una cosa che, ecco, un insegnamento bellissimo, presumo che lei è riuscito a conservare e nel suo percorso lavorativo, perché poi, ecco, nella crescita lei riesce poi ad incontrare altri personaggi che permettono, altri registi importanti che permettono di farla conoscere al pubblico televisivo. Penso all'incontro con Carlo Vanzina, col quale, ecco, poi viene conosciuto attraverso la pellicola Sapore di Mare. Anche quell'incontro, che tipo di incontro è stato? Ma soprattutto, come ha vissuto poi anche quel periodo lavorativamente e umanamente? Bah, fantastico, perché l'incontro con Carlo era già avvenuto prima, quando io feci Eccezionale Veramente, il primo, lo storico, quello vero. E poi quando fecero il cast per Sapore di Mare, questo film che non voleva produrre nessuno, non voleva fare nessuno, nessuno ci credeva, un nucleo di ragazzi sconosciuti, che invece, insomma, fu l'incontro con Enrico Vanzina, quando mi chiese se mi sentivo più un attore da parola o da viso o da espressione. Io dissi no, io voglio parlare, e allora mi dettero questo ruolo del fotografo, che poi nella stesura della sceneggiatura aveva un ruolo normale, mentre invece poi nell'economia del film è rimasto poi, insomma, il fotografo di Sapore di Mare è rimasto una leggenda, ecco, ma inaspettato. Una leggenda che noi ricordiamo con grande affetto, perché io in questo momento riesco a ricordare proprio l'immagine in Sapore di Mare, che la vedono protagonista, e magari riesco a ricordare anche qualche battuta, perché poi quel ruolo diventa poi per l'appunto iconico. Ma non solo questo, mi permetta, perché poi tanto cinema ma anche tanta TV, e anche all'interno della TV il pubblico la ama attraverso personaggi che per l'appunto diventano iconici, come quello di Totò all'interno della serie I ragazzi della terza C. Anche questa è stata una serie televisiva molto seguitissima, molto amata. Io le chiedo, qual è stato il segreto del successo di questa serie, ma soprattutto come ricorda anche il ruolo che poi la riporta ancora una volta al pubblico che tanto allora l'apprezza? Allora, anche I ragazzi della terza C, come tanti altri film che io, con i quali ho partecipato, che sono tuttora diventati dei cult, vedi anche Speriamo che sia femmina o Abbronzatissimi, così come I ragazzi della terza C, anche quello all'inizio non lo voleva fare nessuno.
E poi è diventato quello che è diventato tutt'oggi, figuratevi che sono due puntate di Ragazzi della Terza C, sono tutt'oggi, dopo 30 anni sono ancora tutt'oggi le due puntate, alcune due puntate della serie, il derby e un'altra, e su Kick Super Strike sono tuttora, hanno il maggiore ascolto, 17-18 milioni di ascoltatori, così come una serie di due puntate che è Ferragosto, okay, dove io facevo un animatore, si chiamava Iacocca, che faceva sempre splendidi, è tuttora, dopo 35 anni nel telefilm di due puntate, ha tuttora il record di ascolti con 14 milioni, quindi cioè, sono numeri impressionanti da nazionale di calcio, vuol dire che l'Italia si bloccava in quel momento, grazie a tutti i miei colleghi ovviamente, ci ha fatto vincere due telegatti e a me ha portato una popolarità immensa, insomma in quel periodo sono stati per 3 anni veramente che per fare 100 metri veramente ci volevano 2 ore e quindi abbiamo provato quello che è e ho provato come i miei colleghi quello che è veramente il fanatismo puro. Adesso mi piace dire che adesso sono un anonimo famoso e questo è molto bello. È bello, lo ricordo, il pubblico dicevo, la ricorda ancora con tanto affetto questa dimostrazione del fatto di quanto sia determinante, no? L'essere attore, anche se molte volte si ricoprono dei ruoli minori, questo non vuol dire, no. Ecco, anzi diventa qualcosa di importante anche per il pubblico, questo è un aspetto che le va di commentare con noi, che può essere appunto di monito anche per i giovani ragazzi che magari credono di interpretare poche parole anche all'interno di un teatro o magari di pose cinematografiche, credendo di avere un valore minoritario, ma così in realtà non è, lei ne è chiara la dimostrazione e oggi ce lo sta raccontando. Io dico questo, che la risposta a questa domanda, grazie, bellissima domanda mi ha fatto, veramente molto, la dimostrazione gliela dà un fatto, io ho un canale YouTube che usano i miei ragazzi, il mio staff, che ha 2 milioni di visualizzazioni, ora sono attori che fanno i protagonisti che non arrivano neanche alla metà di quello che ho io, ma non perché sono io, perché indubbiamente non esiste il ruolo, il protagonista o il caratterista per sua natura deve essere innanzitutto un grande attore. In Italia il caratterista a volte viene visto come un ruolo minore, ma se pensiamo che per esempio Robert De Niro e Al Pacino sono esattamente due caratteristi, solo che vivono in un'altra dimensione, ma il caratterista, come dice anche Enrico Vanzina in una bellissima intervista, è colui che magari con poche battute dà il sapore a tutto un film, a tutta una storia. Quindi, per esempio, perché oggi ci sono film bellissimi, attori fantastici, molto bravi, ma che fanno un cinema che tra 10 anni non sarà mai cult. Perché? Perché le storie hanno attori bellissimi dentro, bravissimi, ma non hanno i caratteristi. E il caratterista per sua natura deve essere un grande attore che ha avuto un passato di gavetta. Oggi non si fa la gavetta e quindi non ci sono i caratteristi. Ecco perché abbiamo film bellissimi, ma che non rimarranno cult. L'importanza, io ribadisco, che hanno gli attori, il ruolo degli attori non protagonisti, per appunto i caratteristi, perché poi, ricordiamo anche questo aspetto, se le va di commentarlo con noi, è proprio questo attore, il non protagonista, il caratterista, che valorizza poi l'attore e quindi la scena tutta, e in realtà è lì che poi si nasconde il segreto. L'ho detto prima, Vanzina, come dice, il caratterista dà il sapore al film. Se noi pensiamo per esempio ai Ragazzi della Terza C, il ruolo del Commenda Guido Nichieli è fantastico, oggi sì. Non c'è. Il bagnino di Sapore di Mare è un caratterista, oggi non c'è, quindi non puoi fare quei film che rimangano cult senza caratteristi. In quell'Elio Trovandi di allora era talmente un caratterista, passato in una produzione, fantastico per quei ruoli, che oggi non c'è, quindi si può fare un bellissimo film ma non si fa un film da cult. Quindi il cinema di oggi, guardiamocelo oggi, ce lo vedremo piacevolmente fra 10 anni, ma non sarà un Sapore di Mare, non sarà una Brontatissima, non sarà mai Amici miei 8 secondi. Esatto, quei film che rivedi tutte le volte ti piace alla stessa maniera, se non di più, perché riesci a cogliere delle sfumature, perché quei passaggi ti piacciono puntualmente ogni volta che li guardi. Tra l'altro, un altro aspetto che mi piacerebbe commentare con lei è questo, perché per anni la commedia italiana è stata sempre un po' sottovalutata dalla critica, cosa che invece negli ultimi anni comincia ad essere rivalutata, riscoperta. Cos'è che è cambiato secondo lei a questo punto?
Beh, il cambiato del pubblico innanzitutto è un pubblico diverso, però è stata la commedia italiana è stata sottovalutata dai nostri critici italiani, perché le faccio un esempio: io sono stato qualche anno fa a Montecatini a prendere un premio per il miglior attore della commedia, insomma l'importanza adesso, ed è venuto dalla Russia, è venuto il rettore dell'università lì a Mosca per conoscermi, perché lì nella scuola del cinema insegnano cinema, e quando è arrivata la parte italiana insegnavano Monicelli, e i ragazzi hanno scelto, di tutti gli attori, degli artisti dei film di Monicelli, avevano scelto me, quindi lui è venuto a conoscermi. Quindi cosa vuol dire? Che il cinema italiano di serie B, detto da loro, all'estero era funzionale al massimo, tant'è che Quentin Tarantino lo ha sempre detto: io sono cresciuto con il cinema dei cult movie serie B che ha fatto Tarantini, Sergio Martino e altri. Quindi questo è rimasto. Il pubblico oggi, insomma, ama quel cinema. Sapore di mare è un film che quando è uscito non lo voleva, appunto, non lo voleva produrre nessuno, pensavano che non andasse bene, guardate che è successo. E invece, abbiamo solo purtroppo un minuto di tempo, però mi preme farle queste altre due domande. Il personaggio a cui è maggiormente legato, magari che più si avvicina ad Ennio Dovrandi, ma soprattutto il consiglio che lei suggerirebbe ai ragazzi che vogliono intraprendere la carriera dell'attore? Molto telegrafico, chiedermi qual è quello è un mio film che mi preferisco, è come chiedere a un figlio se voglio più bene al babbo o alla mamma, non è possibile, so. E li voglio bene a tutti, diciamo che il Sapore di mare è nel mio cuore come Amici miei, Atto Secondo. E ai ragazzi che vogliono fare questo mestiere, io adesso sono il responsabile di settore di Asi Spettacolo, noi abbiamo gli uffici a Cinecittà, chiunque può cercare Asi Spettacolo in internet e trova tutto. Io dico sempre che mi hanno fatto un documentario su di me la Rai l'altro giorno, in un'intervista ho detto: il segreto del successo è avere l'esperienza del tempo che passa senza però mai perdere l'entusiasmo dei propri inizi. Ecco, io non cerco di perdere mai l'inizio e dare la mia esperienza, e quindi poi se avete visto, formatevi, e se credete in questo sogno, come diceva anche George West, la vita è come una sonata di jazz, è meglio quando la si improvvisa. Credeteci fino in fondo. Noi la ringraziamo per questo collegamento strepitoso, straordinario, grazie a grande Ennio Dovrandi, e auguri per questi suoi primissimi 40 anni di carriera televisiva. Complimentissimi. Grazie, molto gentile, e ricordatevi che ho fatto questo film che è un omaggio a Francesco Luti, è uscito su Mediaset qualche mese fa, grande Francesco Luti, e non ce lo scordiamo. Come diceva mia mamma, la gente bisogna vedere bene quando c'è, non quando c'è. Grazie è il nostro conto in banca. Se vuole ne riparliamo poi magari con un prossimo collegamento, e ci soffermeremo proprio su questo aspetto con il grande Luti. Grazie, un bacio, un abbraccio, a prestissimo. Piccolo break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con Mattina Live.